Il Real vince la Champions, quattordicesima nella storia di Ancelotti. Vince la sua quarta Coppa Campioni Champions personale ed è un record strepitoso, nessuno come lui. Ma il calcio oggi si è rivisto, si è ricapito. È uno sport facile, semplice, non è complicato. Real che difende in maniera granitica, difende benissimo. Poi Courtois fa un partitone. Per me da 9 in pagella, mani basse, migliore in campo senza dubbio. Il Real difende, sfrutta un errore del Liverpool in difesa e vince una partita complicata, ma per me condotta molto molto bene. Qui si vede anche la genialità di Ancelotti. Per me è assurdo dire che una squadra, il Real, che ha eliminato da dopo i gironi in ordine PSG, Chelsea, City e Liverpool, una squadra che ha eliminato questi quattro squadroni, tutti quanti potenzialmente finalisti o vincitori, non si può dire per nessun motivo che non abbia strameritato di vincere. Parliamoci chiaro. Certo, la fortuna, certo, un gioco non spettacolare, però comunque il calcio è anche così. Per vincere non serve per forza fare i Guardiola della situazione. Guardiola, per carità, è stato un genio nel cambiare il calcio 15 anni fa, 10 anni fa, ma adesso il calcio è cambiato e forse si sta tornando anche tatticamente un po' indietro. Il calcio all'italiana paga sempre, catenaccio, perché oggi il Real a tratti ha fatto catenaccio, ha difeso bene, si è salvato grazie anche ad un super Courtois che comunque ha fatto capire effettivamente chi al momento è il portiere più forte del pianeta. E comunque in attacco, bene o male, qualcosa il Liverpool, in difesa del Liverpool, concede sempre. E il Real è bravissimo a sfruttare quelle, diciamo, quei regali difensivi, perché parliamoci chiaro, quello lì di Arnold è un regalo. Arnold si perde Vinicius e un errore così contro uno come Vinicius non puoi veramente farlo mai nella vita. Liverpool che spinge molto, che attacca tanto e che ha, secondo me, anche sette palle gol abbastanza nette, fra tiri, miracoli, pali, una parata, forse la migliore di tutte, le due migliori di Courtois, quella su Mané che tocca e manda sul palo e quella nel secondo tempo a 10 dalla fine su Salah. Veramente due parate che valgono tutto quanto il prezzo del biglietto in una serata un po' complicata per quanto riguarda i biglietti, i tornelli, la polizia, comunque una serata abbastanza strana, ma Courtois penso che abbia rimborsato proprio a livello di spettacolo il prezzo, soprattutto i tifosi del Real che vedono vincere la loro quattordicesima Champions, veramente pazzesco, sempre più primi, diciamo, doppiano il Milan secondo, ma è un qualcosa di assurdo, ragazzi. Ancelotti veramente pazzesco e c'è ancora chi lo critica, veramente è arrivato e in un anno è tornato meglio e al primo anno all'attivo una Liga strappata all'Atletico e una Champions con quel cammino pazzesco che vi ho detto. Devo aggiungere altro: Ancelotti vince la sua quarta Champions da allenatore. Nessuno come lui. Tre sì, tre comunque parecchia gente. Parecchia. Zidane c'era arrivato e anche un altro allenatore. Comunque erano in tre ad averne vinte tre. Adesso Ancelotti a quattro è da solo, idolo indiscusso, comunque padrone indiscusso di queste Champions. Ma perché Ancelotti è un genio tatticamente. Ancelotti e il suo Real, ma diciamo tutte quante le sue squadre non si scompongono, non si disuniscono mai. Per me oggi comunque cioè, si è vista una differenza importante. Liverpool è sembrato troppo impaziente. Secondo me, se il Real fosse andato sotto al 60esimo, al 59esimo col gol di Vinicius, come è successo, mettiamo caso gol di Salah al 59esimo, il Real rimaneva esattamente identico tatticamente. Aspettava, attendeva il momento giusto e basta. Invece Liverpool ci ha provato, ma ha esagerato, ha rischiato, si è esposto molto e comunque nel Liverpool ho visto anche molta confusione mentale, poca, diciamo, lucidità sia sotto porta ma anche molte volte nei passaggi. Il Liverpool ha pagato lo scarsissimo comunque cinismo sotto porta perché ti mangi tantissimi gol e quello è un fatto innegabile, però secondo me ha pagato anche un po' forse l'inesperienza che ha il Real, sa gestire anche le situazioni di svantaggio, è successo tantissime volte quest'anno col PSG, ha rimontato sia l'andata, diciamo, perché a Parigi, dove fra l'altro oggi ha vinto, anche se lo stadio è diverso, questo è Saint-Denis, quell'altro era il Parco dei Principi, a Parigi perse.
Al ritorno a Madrid stava perdendo, ma ha rimontato. Col Chelsea comunque si era messa male, ma l'ha ripresa. Col City stava perdendo esattamente come col PSG, ma l'ha ripresa. Il Real sa attendere, perché Ancelotti queste cose le sa fare bene. Io penso che non ci sia nessun conoscitore di calcio uguale a Ancelotti. Nessuno, proprio non intendo, diciamo, i filosofi del calcio, intendo chi veramente sa cambiare le partite anche a gare in corso. Chi sa vedere nel futuro il calcio in maniera così limpida, così cristallina. Ancelotti è veramente, secondo me, un genio, un autentico genio che viene comunque straripagato di questo percorso veramente clamoroso che ha fatto col suo Real Liverpool, che perde ancora. 2018 ha perso, eppure quest'anno ha riperso. E fra l'altro il Liverpool comunque spesso e volentieri perde o vince comunque le finali del Liverpool di Champions, spessissimo, è già la quarta volta. Sono decise dai portieri nell'84 qua a Roma contro di noi, contro la Roma, l'Olimpico, con Grobelaar che fa il suo balletto, la spaghetti dance, nel 2005 contro Ancelotti, Dudek che fa comunque il mostro, veramente il mostro, Karius nel 2018 e oggi Courtois, nel bene o nel male. Il Liverpool vede sempre, diciamo, la sua Champions decisa dai portieri. Voi invece che ne pensate? Mi raccomando, scrivetelo qui sotto, iscrivetevi e lasciate anche tanti, tantissimi like. Che squadra pazzesca, il Real, veramente strepitosa, guidata da un condottiero meraviglioso. Dai, a domani.